Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi andiamo avanti con il viaggio in Italia e questa volta vi porto in Friuli Venezia Giulia, che è una regione, secondo me, poco citata dal punto di vista turistico, invece nasconde all'interno dei gioiellini veramente interessanti. Io ero voluta andare in questa regione proprio perché è considerata, a parte alcune zone particolari, comunque in generale un pochino meno turistica rispetto ad altre regioni e io ero curiosa di vederla e devo dire che non mi ha affatto deluso. Noi abbiamo alloggiato a Palmanova, che è una città che mi aveva colpito da subito, si trova in provincia di Udine e mi ha colpito per la sua forma particolare perché ha la forma di stella a 9 punte e poi al centro c'è una piazza di forma esagonale. Voi avrete subito la sensazione di questa forma particolare perché quando sarete al centro di questa piazza vi darà un po' l'idea quasi di perdervi in una piazza tutta uguale. Infatti, diciamo che dal punto di vista percettivo è molto particolare. Se poi voi riuscite a vedere la città dall'alto, vedete proprio la forma della stella con le 9 punte ed è una città che io volevo vedere proprio per questa sua particolarità, però devo dire che è molto bella anche come centro storico. Ci sono 3 porte d'ingresso che sono molto particolari. È una città che è stata comunque dichiarata dal 1960 monumento nazionale, tutta fortificata. Ci sono dei palazzi storici. Il Duomo è molto bello ed è in stile barocco. E poi una cosa che a me ha colpito, che mi è piaciuta veramente tanto, è il giro delle mura. Praticamente voi vi trovate in pieno centro città, poi vi basterà fare 2 passi e girare una curva per ritrovarvi in un prato immenso, completamente a contatto con la natura, con dei sentieri bellissimi, con dei fiori meravigliosi, particolari. Quindi in pieno centro città praticamente c'è questo spazio verde che si raggiunge veramente in 30 secondi dalla piazza centrale della città ed è una cosa che mi ha colpito perché vedere nel centro di una città questo spazio immenso con questi prati verdi, con questi muraglioni pieni di fiori è una cosa che comunque non si vede in tutte le città, sicuramente non si vede in pieno centro, invece a Palmanova è possibile vedere anche questo. Poi per gli appassionati a settembre di ogni anno c'è la rievocazione storica della guerra del Friuli del 1615. Quindi, se siete appassionati di storia e vi piacciono le rievocazioni, sicuramente sarà un motivo in più per andare a vedere Palmanova. Poi abbiamo visitato una città che dal punto di vista turistico è completamente sottovalutata, però per chi ha voglia di scoprirla vi assicuro che sarà capace di sorprendervi. E sto parlando di Trieste, che è una città veramente bella ed è un peccato che venga nominata poco, che venga consigliata comunque molto poco nelle guide turistiche. Intanto vi consiglio Piazza Unità, che è una delle piazze affacciate direttamente sul mare più grande d'Europa ed è veramente bellissima. Poi adiacente a Piazza Unità c'è il Molo Audace, anche questo veramente particolare con la sua rosa dei venti in bronzo. Questa rosa dei venti è stata costruita con il materiale fuso di una nave austriaca della Marina italiana. Poi c'è la cattedrale di San Giusto che ha un bellissimo rosone, è in stile gotico ed è del 1320. Poi sicuramente vi consiglio di vedere i caffè storici. Trieste è molto famosa per il caffè e ci sono proprio dei locali storici belli anche da vedere semplicemente da fuori. Poi il castello Miramare che vi darà una bellissima vista direttamente sul mare, ma è anche proprio bello il castello ed è bello anche visitarlo all'interno. Poi una cosa molto particolare da vedere è il Faro della Vittoria, che ha sulla cima la statua della Vittoria alata, che è alta 7 metri, ha in mano una corona d'alloro e una fiaccola. Ma la particolarità è che questa statua è stata costruita in modo tale da permetterle di sbattere le ali in un modo impercettibile quando c'è il vento di bora. Questo leggero sbattimento delle ali che a occhio nudo non si vede permette di assorbire le raffiche di vento ed è stata costruita proprio con questo congegno molto particolare, molto geniale, oserei dire. Quindi sicuramente se andate lì, alzate gli occhi al cielo e guardate questa statua. Poi, se vi interessa la bora, c'è un museo tutto dedicato a questo particolare tipo di vento,
che ha all'interno libri, testimonianze, nel quale potrete vedere le famosissime corde che venivano messe in giro per la città quando c'erano appunto queste giornate di vento forte per impedire alle persone di cadere in terra, quindi loro potevano tenersi a queste corde ed evitare comunque di cadere, di farsi male. Ricordo che mio padre era stato a Trieste per lavoro negli anni 80, quindi vi parlo di tantissimi anni fa, e mi raccontava appunto che in giro per la città c'erano queste corde alle quali la gente si poteva tenere, quindi ne ho anche un racconto, diciamo, diretto, ed è sicuramente una cosa storica, una cosa particolare da andare a vedere. Poi vi consiglio di vedere assolutamente l'altopiano del Carso, che ha un paesaggio unico nel suo genere. Ci sono doline, grotte, sentieri scavati nella roccia, falesie, è tutto di consistenza calcarea ed è veramente particolare. Le rocce sono bianche, quindi fanno anche questo effetto paesaggistico molto particolare. Potete fare il giro di tutta questa zona, ci sono anche delle cartine direttamente in loco che potrete consultare dove sono indicate proprio tutte le mappe, tutti i nomi dei paesini e la cosa sicuramente più gettonata, più visitata è la Grotta Gigante, che è una grotta unica nel suo genere, molto grande e molto caratteristica proprio da un punto di vista paesaggistico. Un'altra città che ho visitato davvero con molta curiosità perché ha una storia particolare è Gorizia. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale è stato innalzato un muro che divideva la parte italiana dalla parte slovena. Più che un muro era una recinzione, una specie di cancello che però aveva la parte sotto proprio fatta di murature e poi la parte alta era una cancellata. Però comunque all'interno della stessa città c'era questa divisione, la parte italiana e la parte slovena. Quindi io sono voluta andare a vedere questo muro di Gorizia. È stato abbattuto nel 2004 e la parte slovena della città ha preso il nome di Nova Gorica. Per vedere il punto esatto in cui è stato innalzato il muro e poi successivamente abbattuto, bisogna raggiungere la stazione della Transalpina, perché qui c'è una targa e sul pavimento c'è un mosaico che celebra l'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea. Quindi sicuramente Gorizia è una città molto interessante dal punto di vista storico, c'è anche un bellissimo museo dedicato alla Grande Guerra, molto dettagliato, insomma, con un sacco di testimonianze. Per chi ama invece altri generi, c'è anche il Museo della Moda e delle Arti Applicate, c'è la collezione archeologica, la Pinacoteca, è molto bello il centro storico, il castello che vi regalerà una vista panoramica molto suggestiva e poi c'è la chiesa di Sant'Ignazio che è del 1600. Quindi Gorizia, diciamo che al di là dell'aspetto storico, nasconde all'interno veramente delle cose particolari. Poi da segnalare tra le bellezze di Gorizia sicuramente il giardino delle azalee. Se vi piacciono i fiori, se vi piace fare fotografie, troverete pane per i vostri denti, perché è un giardino su 3 livelli che ha tantissime varietà di fiori. Pensate che ci sono addirittura 500 varietà di azalee, 300 tipi di rose molto rare, 150 rododendri, 50 varietà di camelie, 120 varietà di magnolie, poi c'è un bellissimo laghetto e tutti i vialetti fioriti, quindi senza dubbio fare un salto in questo giardino merita. Poi un'altra città che ho visitato soprattutto per l'aspetto storico è Aquileia, che è in provincia di Udine ed è definita la seconda Roma. Ha una basilica patriarcale di immenso valore storico-artistico e poi un'area archeologica veramente molto vasta che è definita Foro Romano ed è veramente da vedere. Io sono andata ad Aquileia proprio per vedere l'area archeologica. Aquileia ha veramente una storia molto lunga, però per riassumerla in due parole, nel 181 a.C. è stata una colonia romana. Poi è stata metropoli della Chiesa cristiana e nel Medioevo sede del patriarcato. Il patriarcato era una delle entità religiose e politiche più importanti dell'epoca, quasi equiparabile a Roma. Poi, se vi interessa, è molto interessante anche il Museo Paleocristiano, quindi Aquileia.
Sicuramente è una meta da consigliare agli amanti della storia, dell'archeologia, perché comunque ci sono degli scavi archeologici di importante valore, quindi sicuramente merita una visita se siete appassionati. Un'altra città un po' sottovalutata dal punto di vista turistico, ma secondo me ingiustamente, è Udine, un'altra città che davvero mi ha colpito e che mi è piaciuta. La piazza più antica di Udine e più bella è sicuramente Piazza della Libertà, che è stata definita la più bella piazza in stile veneziano presente sulla terraferma. È tutta in stile gotico e rinascimentale, bellissima la torre con l'orologio, con in cima i mori che battono le ore. Poi è molto bello il Duomo del 1236, che fuori è in stile gotico, però all'interno è in stile barocco. Il Museo del Duomo ha affreschi, dipinti e sculture dal 1300 al 1400, poi una collezione di corredi sacri, oreficeria e arte tessile, quindi è molto interessante. Se però vi interessa lo shopping e la vita sociale, vi consiglio di andare in via Mercato Vecchio, che è la via più elegante della città, dove potrete fare shopping e vita sociale, perché ci sono bar, ristoranti, locali e sicuramente la via più frequentata. Poi, se volete stare un pochino a contatto con la natura, nel Museo di Arte Moderna c'è il Giardino Botanico che ha prati fioriti, cedri, sequoie, quindi insomma potete sicuramente fare un giro nel verde. Poi la regione del Friuli Venezia Giulia è anche molto famosa per i luoghi della memoria e mi riferisco soprattutto alla memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale, perché ci sono un po' di località che voi potete andare a vedere se vi interessa questo aspetto. A me interessano molto i luoghi della memoria, anche al mio compagno, anzi devo dire che è lui che mi ha un po' instradata durante i nostri viaggi verso queste mete e devo dire che sono davvero interessanti. Il primo che vi consiglio è il Sacrario di Re di Puglia, che è uno dei più grandi in assoluto. Voi vi ritroverete davanti ad un'immensa scalinata con in cima tre croci e ci sono oltre 100.000 nomi di caduti durante la Grande Guerra. Infatti è chiamato anche il Sacrario dei 100.000. È strutturato su tre livelli, voi potete percorrere tutta la scalinata, poi c'è anche un museo se vi interessa e si trova in particolare in provincia di Udine alle pendici del Monte Sei Busi. Poi decisamente più piccolo dal punto di vista delle dimensioni è l'ossario di Oslavia in provincia di Gorizia, che raccoglie le spoglie dei caduti della Grande Guerra e in particolare delle battaglie che venivano combattute tra Gorizia e Tolmino, che oggi si chiama Slovenia. Nell'ossario di Oslavia ci sono circa 20.000 nomi e 37.000 corpi senza nome. È strutturato con quattro torri su un'area triangolare che sono collegati da tunnel sotterranei con delle cripte. Ed è molto interessante, sicuramente se vi interessa la storia, andare a vedere questi luoghi. Inoltre, ogni anno, l'8 di agosto, si può assistere alla commemorazione della presa di Gorizia da parte dell'esercito italiano. Un altro luogo che io personalmente non sono andata a vedere, ma che vi consiglio se vi interessano appunto i luoghi della memoria, è la risiera di San Sabba, che si trova in provincia di Trieste. Questo luogo è stato un lager nazifascista ed utilizzato come campo di detenzione di polizia. Veniva utilizzato per il transito o l'uccisione di un gran numero di detenuti, in prevalenza prigionieri politici oppure ebrei. Oltre ai prigionieri destinati ad essere uccisi o deportati, vi furono imprigionati anche diversi civili catturati nei rastrellamenti o destinati al lavoro forzato. Le vittime sono stimate tra le 3.000 e le 5.000, quindi sicuramente anche questo per gli interessati di storia, per gli interessati comunque dei luoghi della memoria, è un luogo da tenere a mente. Questo è stato il mio viaggio in Friuli Venezia Giulia. Fatemi sapere nei commenti se ci siete stati, se avete visto questi luoghi o se magari ne avete visti altri che io non ho citato. Mi fermo per il momento, vi do appuntamento al prossimo video con la prossima tappa del nostro viaggio in Italia. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, vi mando un bacio enorme.